Mi fa piacere che oggi anche con questa iniziativa sul non verbale abbiate aderito in tanti, perché trovo che sia un tema particolarmente importante. Il tema del comportamento non verbale, e specialmente del suo utilizzo pratico, è un tema molto conosciuto dalla psicologia popolare. Per cui quando parliamo di non verbale abbiamo in mente le cose teoriche nostre da psicologi e poi abbiamo in mente quello che riguarda l'aspetto popolare della lettura del non verbale. Abbiamo in mente tutto quello che riguarda le fantasie di lettura del pensiero attraverso il comportamento non verbale. Abbiamo presente tutta quella massa enorme di letteratura, a volte scientificamente fondata, a volte no, che riguarda la comunicazione persuasiva. Per esempio quando si parla di tecniche di vendita. Abbiamo in mente sia ricerche scientifiche, sia anche di nuovo articoli un po' da rotocalco che riguardano il campo della seduzione e dei rapporti di coppia, la comunicazione non verbale applicata a questi ambiti. E abbiamo in mente tutta una serie di esperienze scientifiche e di pratica psicologica che fanno riferimento in un modo o nell'altro all'utilizzo del comportamento non verbale. Si possono fare infiniti esempi, l'ipnosi, sia l'ipnosi classica quando è nata, quindi l'ipnosi formale, sia anche l'approccio conversazionale, come ad esempio di Erickson, che attraverso l'uso del tono della voce sottolinea determinate parti del discorso. La PNL, che poi ne parlerà meglio Andrea Frausin oggi, attraverso l'utilizzo nella comunicazione dei sistemi rappresentazionali, come nel rapport di cui parleremo oggi, come negli ancoraggi, parla specificatamente della componente non verbale. Il fax, parleremo oggi del riconoscimento facciale delle emozioni, si occupa di questo aspetto. Tutta la parte che riguarda le discipline psicocorporee si utilizza e parla della comunicazione non verbale, di fatto, del riflesso che le posture hanno, le espressioni facciali hanno sullo stato d'animo. Questo riguarda sia gli approcci cosiddetti somatopsichici, quindi le conseguenze della postura del corpo sulla mente, sia quelli psicosomatici, cioè le conseguenze che l'atteggiamento mentale ha sul corpo fino alla lettura delle espressioni facciali più frequenti attraverso la scultura della faccia, delle rughe nel corpo. Tutti gli approcci psicocorporei di tipo clinico, da Reich fino ai più recenti, come la terapia sensomotoria, lavorano sull'aspetto non verbale. Le neuroscienze, tutta la massa enorme di ricerche che ci sta interessando così tanto, in particolare il gruppo di Parma, di Rizzolatti e di Gallese che sta studiando i neuroni specchio, parla e fa delle ricerche proprio in questo periodo sull'importanza dell'espressione delle emozioni, non soltanto a livello espressivo, ma anche e soprattutto a livello di comunicazione. Allora, è un campo enorme, è un campo importante, è un campo che ha tantissime implicazioni. Vogliamo dargli un taglio pratico, siamo sicuri che i relatori lo faranno oggi. Taglio pratico significa cosa serve e cosa non serve, falsi miti, cosa è vero, cosa è falso, scienza e pratica alla mano. Che cosa vuol dire utilizzare il comportamento non verbale? Ad esempio, non vuol dire, aspetta, perché quello là in prima fila ha messo le mani così, allora io anche metto le mani così, così mi metto in relazione. No, usare il comportamento non verbale significa avere automatizzato delle competenze che poi vengono da sole, perché se io mi occupo del comportamento non verbale in maniera consapevole, perdo il contenuto di quello che avviene in relazione, quindi non si può fare. Allora come si può fare? Come si utilizza il comportamento non verbale in maniera etica e rispettosa della persona e come si declina nei vari ambiti, se lavoro in azienda, se faccio della formazione, se lavoro nella clinica. Allora, un sacco di domande alle quali naturalmente io non risponderò, ma che delego ai nostri relatori che sapranno risponderci.